Ciao ragazzuoli, bentornati sempre qui dal Cap, bentornati sempre qui sul canale. Oggi voglio provare un mazzo assieme a voi. Sapete già che a me piacciono le cose pazze, capito? E c'è stato un ragazzo che è tipo top mondiale e si è inventato sto mazzo qui, ma fuori di testa. Cioè, come vedete è un Thanos, ma c'ha l'alto evoluzionario. E le carte d'alto evoluzionario sono Manfing. Ovviamente non è Manfing, ma è Fing e basta. Firewoman, Abominio, Ciclope. Ah no, è Hulk. Io quando l'ho visto ho pensato, ma che cos'è sta roba? E la devo per forza provare, frate. Cioè, se funziona, ma penso proprio di sì, perché ragazzi è anche forte a giocare, capito? Cioè, se voi ci pensate, sto mazzo vuole andare a scontare Abominio, vuole andare a scontare Mockingbird, vuole andare a fare un turno 6 della Madonna. Ci abbiamo Blob, ci abbiamo Hulk che può potenziare Blob, ma Hulk a sua volta, ce l'abbiamo in mano, si potenzia in qualche modo quando noi svolgiamo il mana. Ci abbiamo Hope che ci può aiutare sempre alla causa. Però l'unica cosa è che non c'è nessunissima carta che ci protegge le nostre carte potenti. Quindi dobbiamo stare un attimino attenti. Vamo però. Vamo a provarlo subito che mi ispira sto mazzo. Mi raccomando stasera ragazzuoli, stasera ci sono le spot. Andiamo in live sempre alle 21.30. E vi ricordo sempre che c'è il gruppo Discord. Cazzo, sempre qui in descrizione. Cioè guarda, guarda. Doppia animazione. Dai fratello, però deve andare fast, cazzo. Io sono curioso. Deve andare fast. Ok. Nova Roma, mi sta bene questa cosa. Fammi pescare le carte. Time. Ok. E power. Ah, giochiamo solo la time. Così intanto Hulk si può anche buffare, no? Diventa già una 6-14 che... interessante già. Ok. Oh. Anche la cosa scontata. Ci godo su sta roba, sai. Daily Bugle, che mi dai? This just in. Miss Marvel. Ah. Oh. E a sto punto... facciamo così? No? Non si buffa Hulk, ma alla fin fine noi ci prendiamo tutte le gemme in mano. Bobis. Ho capito così. A questo punto ci abbiamo un Thanos forza 20 comunque. Mica cazzi. I am inevitable. Ah. Ho capito. E io farei di questo. Anzi, io farei di questo. Se posso, eh. Ok. Il problema è il turno 6 adesso. Che non mi basterà mai tutto ciò. Nel senso, due punti a fare cosa? Due punti a fare questo? Ah, merda. Perché non basta, ragazzuoli. Perché non basta? Perché abbiamo briccato Psummer. Cioè, oddio, non solo Psummer. Tipo Abominio e Mockingbird. Comunque. Come fa? Follia! Non ha contestato a sinistra. Vabbè, godo. Follia, ragazzo. Follia. E questo è il funzionamento del mazzo. Però, giustamente, io vorrei un attimo trovare anche Abominio e Mockingbird. Mazzo. Dai. In quel modo potrebbe girare ancora meglio il mazzo. Alla fin fine non abbiamo messo chissà quanti punti nelle altre due rispettive location. Cioè, vedo. Thanos, no, per niente. Per niente, ok. Reality. Base degli Avengers, ma sai che quasi no. Sai che quasi non la voglio la base degli Avengers. Miniere di Vibranio. E lui se le prende. No. Ah no, sì, è un Thanos. Allora che cazzo stavo di dire? Non l'ho letto.
Bar senza nome? Inutile. Alto Evo. Inutile pescarla, cioè Alto Evo è veramente la carta più inutile a pescata, perché poi il suo effetto è devastante. Psylocke. Pazzo sgravato. Questo è un Thanos bello cazzuto, mi sa. Dimensione sogni. Ok, perfetto. Sto briccando tutto. Sto briccando tutto. Vai. Mi raccomando, gioco turno 4, fammi giocare Alto Evo e basta. Cioè, io già è inutile giocare Alto Evo in un Alto Evo. Figuriamoci in un Thanos con un Alto Evo. Potete ben capire che non è la situazione più gradevole del mondo. E fratello, tu che cosa vuoi combinare della tua vita? Mind. Vabbè. Tutte. C'è 5 gemme lui già. Bello Giglove, sai? Molto bello Giglove. Aspetta, giocalo qui intanto, Giglove. Metti che gli prenda quel Jeff. Metti che gli prenda quel Jeff. E poi turno 5 c'è Abominio da fare. Turno 5 Abominio sarà a 3. Che non è male. Che non è male per niente. E poi lo puoi concludere con un Thanos. Però mi serve Hulk, però. Mi serve Hulk o Blob. Uno dei due. Mockingbird. Ok. Bello, bello, bello Jeff così. Bello Jeff così. Eh sì, Abominio, dai. L'unica play. Beh, Abominio, Mockingbird è la stessa cosa. Anzi, mi converrebbe più fare Mockingbird. Così che metti che lui gioca un'altra carta. Va, due Abominio, se mi prende la time. Esatto, prendimi Ghoul. Perfetto. A uno. E mo? E mo tu puoi fare Spider-Woman? Abominio? Oppure Spider-Woman qui? E Abominio qui? C'ho più lui però, eh? C'ha più lui. Vabbè, vinciamo noi. Per distacco. Sì. Non c'ha senso sto mazzo, raga. Non c'ha proprio senso. Poi ragazzi, che fa Riot, frate? Ma è normale che io ti gioco tutte e due location. Scusami. Però io mi metto nei panni dell'avversario. Cioè, se mi trovassi contro sta roba, quindi è un fritto misto tra Alto Evo e Thanos. Io direi, ma che cazzo fai, frate? Ma di che stiamo parlando? Cioè, ti stabilizza sta cosa quando tu non giochi dei mazzi classici e tu incominci a giocare cose strambe. Cioè, c'ha anche la sua porca figura, capito? Bello. Dove sono le mie gemme? Tutto ciò, raga. Ma dove sono le gemme? C'è anche la Quellas. Potrei usufruirne di sta roba. Dark Tower, gemma. Vabbè. Ragazzo snappa. Capito? Capito. Vabbè, turno 3 in caso Ciclope. Che carina. Spettacolo sta variant. Io c'ho base la grande di donna. Rock. Aspetta, con calma però. Che può essere sia Modok ed Ela Magic oppure un altro Evo. Vediamo. E perché noi quella rogue ce la teniamo stretta? Ma sai che vuol dire stretta? Ma strettissima, frate. Strettissima. La gioia intanto Ciclope fa cosa? Giubili. Ok, vediamo. I am Iron Man. Iron Man. Va bene. E qui è utile rogue. Qui rogue è molto utile. Qui rogue è molto utile, frate. Cioè, dovrebbe essere un vivente, ragazza, a quanto ho capito io. Se poi c'ha... Aspetta. È una roba per bene. Gioca solamente la cosa.
È la time. Ci sto. Sì, 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 sì. Esatto, vedi, quello è Moloch. Quello è Moloch, frate. Quello è Moloch. E io lei? Vediamo. Sì, Moloch. Minions to me. Insomma, deve andare molto peggio, sai? Deve andare molto peggio. E a sto punto tu che fai? Tu fai di questo. Tu fai di questo e sei a posto. Capito? Praticamente. Lì. Ah già, vabbè, la spada del uomo la vince. Sì. Non c'è senso sto mazzo, raga, non c'è proprio senso. Non c'è proprio senso, cazzo. Cioè, allora, molto bella questa cosa. Perché Invisible Woman alla fin fine tu te l'aspetti che è un Modok, a meno che lui non lo bricca, ok? Devo giocarlo in Predict, questo è vero, però se non avessi giocato Modok, Invisible Woman sarebbe stato inutile. Cioè, chi mi prende quell'effetto di Invisible Woman potrebbe ben capire che non è l'ideale. Oh, vedi, Mind Space, adesso tipo, sì, 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 sì. Grazie, Mind, subito. Vogliamo fare la Space subito? Ma sì. Ma sì. Uno e due. Dammi l'ultima gemma. No, perché lo chiamo Manfinger? Perché lo chiamo Manfinger? Sono due cose completamente differenti. Sembra una Pokéball, tra l'altro. White Hot Room. Subito, frate. Ma proprio subito. E... io vorrei Jeff, cazzo. Vorrei un attimo Jeff in tutto ciò. Spider Woman, va bene. Dov'è il mio Jeff? Non mi vorrei gluggare subito lì, sai? Monte Vesuvio. Magari lo togliamo. Magari sì. Bormir, ok. Opsam, frate. Bello Jeff. Bello Jeff, bello Jeff, bello Jeff, bello Jeff, bello Jeff. Bellissimo Jeff. Bellissimo Jeff. Guarda, che vogliamo fare? che vogliamo fare? Io li tolgo? Praticamente dovrei... praticamente dovrei, sai che facciamo? Togli sto alto Eo. Togli, 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 togli via. Togli sta roba. Togli sta roba. Il problema è che io al centro ho perso. Oh cazzo. Questo è a zero e va benissimo così. Qui che fai? Qui fai un Thanos più Ciclope. Praticamente dovrebbe bastare. Oppure puoi mettere un Thanos qui che fa più punti, fai Abominio, fai Ciclope e ti chiudi. Vediamo. Aspetto Luke Cage a sto punto.
Guarda lui che mi voleva fare la magagna, il ragazzo. Doppio alzo, mette doppio debris. Avrebbe vinto, fratello, perché... Cioè, mi lasciava solamente uno spaziettino a sinistra, ma guarda tu. Bellissima, Rock. Bellissima. Ma lui che può fare? Sentry? Io mi aspetto Sentry che arriva a sinistra. Oppure a Nihilus, ma Nihilus è... Ah, non capire che non è così tanto utile. Io farei questo, intanto. Io farei così. Snapperei. Poi, se il ragazzo è bravo, mi predicta. Gli basterebbe anche uno Shangas a destra. Questo sì. Basta, fratello, non basta, non basta. Dammi i tuoi 4 cubi. Dammi sti cazzo di 4 cubi, non basta. E comunque tu lo sai che abbiamo messo 23 punti. Mica cazzi, comunque, eh. Mica cazzi, quell'abominio a zero. Vale, 6.005, quasi. Follia sto mazzo. Ma comunque, veramente, raga, è follia sto mazzo. È veramente una follia. E funziona. Abbiamo perso anche una partita. Base degli Avengers, insomma, power. Anzi, no, va bene, ci sta la power, sai, ci sta. Quinjet, vediamo se possiamo usufruirne di questa Upsummer in qualche modo. Quinjet, 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 dici tu. Time. Dici tu time. Collecto, ok. Bella. Bella, 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 bella. Eh no, frate, non ci siamo però. Non ci siamo, io non posso farmi le mie cose. Non posso farmi le mie cose. Elsa Bloodstone, ok. Ora. 1 e 2. No? Ok. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Bello Hulk. Bello Hulk che si prende il 6-14. Ora si potrebbe pensare di giocare la cosa. Pure abominio. Oppure abominio, sì. Più soul, magari. A questo punto avrebbe più senso fa sta roba. Avrebbe più senso fare sta roba. Avrebbe molto più senso fare sta roba. Perché tu adesso fai così, fai così, fai così. Lui è a 3. A 2, sorry. Capito? E tu adesso la puoi concludere con blob. Minion. Capito? Lì. Scherzavo, è una 0-9 adesso, abominio. Attenzione, attenzione. Dammi Mockingbird, frate, dammi Mockingbird. Mai beccato Mockingbird. Allora, quanto ammonta Blob? Esponenziale Blob. Esponenziale Blob. Blob esponenziale. Blob è esponenziale. Poi. Che vuoi fare? Oh, ma io sti due punti li metto. Faccio abominio qui. Cazzo mi frega. Vediamo se basta. Abominio. Ciclope. Gladiator. Pulito. Pulito. No, no, vabbè. Victory. Ha vinto contro tutto. Ha vinto contro tutto sto mazzo. Follia. Raga, provate questo mazzo, vi prego. Vi prego, provate questo mazzo perché... Non c'è senso. Non c'è effettivamente senso, ma funziona. Funziona, cazzo. Funziona e fa dei numeri pazzeschi. Cioè, già in 4 partite mi ha fatto serie di 2K di rank. Ma scherzi, fratello, ma sei pazzo. Un grosso complimenti al ragazzo
che il nome l'ho messo nel nome del mazzo, così che io non me lo potessi dimenticare. Un bel complimenti, my bro. Cioè, ma guarda tu che mina che si è tirato fuori. Sono i deck che mi aggradano, capito? Perché mischiano cose, non si basano solamente su un archetipo. Queste sono belle. Questo è il bello del gioco di carte, capito? Questo è il bello. Aspetto stasera in live. Bella.